Ci sono due tipi di studenti universitari: quelli che quando c'è un esame orale vanno a sentirsi tutte le interrogazioni di tutti gli appelli per cercare di entrare, penetrare nella mente del professore e anticiparle nelle domande, capire qual è il tipo di interrogazione, che cosa chiede di solito, che cosa mi manca, cosa devo ripassare. E poi invece ci sono quelli che se ne fregano, non vanno a sentire nemmeno un esame e arrivano lì al primo impatto col professore, preparati o non preparati, così come sono. Entrambi i metodi hanno vantaggi e svantaggi. Che cosa vi consiglio di fare io nello specifico? Allora, innanzitutto, se siete delle persone che tendono a essere ansiose o comunque a farsi agitare prima degli esami, non andate a sentirli, fregatevene, andate lì diretti, preparati, eccetera. Questo è quello che facevo io. Io, per esempio, nonostante mi preparassi molto bene per gli esami e raramente sono andato ad un esame meno che molto preparato, avevo comunque dei problemi di ansia e di agitazione pre-esami e quindi preferivo assolutamente non sapere niente. Andavo lì, facevo il mio esame, mi trovavo davanti al professore e andavo a primo impatto, così. A me ha sempre detto bene e mi sono sempre trovato bene. Chi invece è forte, diciamo mentalmente più forte, perlomeno non soffre di ansia, se ne strafrega, può tranquillamente assistere alle interrogazioni degli altri senza sentire quell'imbarazzo terribile che gli fa digrignare i denti. Allora, più informazioni avete e meglio è, questo è certo. Se andate però a sentire gli esami per rendervi conto di quello che crede e di quello che chiede l'insegnante, fatelo con metodo. Quindi segnatevi esattamente tutte le domande, segnatevi le risposte e segnatevi le correzioni. Quindi approcciate in quel caso l'ascolto dell'esame come se fosse una vera e propria lezione. Prendete appunti, scegliete le parole chiave e cercate di capire che tipo di atteggiamento predilige il professore, quali idee sembrano essere più efficaci, in modo da potervi adattare di conseguenza. Studiatelo davvero, studiate la sua personalità, non soltanto le domande che fa, e preparatevi correttamente. Quindi, in generale, se siete tosti, più informazioni avete e meglio è. Se invece avete problemi a gestire l'ansia e preferite essere tranquilli, rilassati, riposati, andate all'esame così come siete e preoccupatevi solo di studiare.